tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente a Rosciano di Fano, donna estratta dalle lamiere ma nessun ferito grave. Sindaco di Fano Massimo Seri smentisce la nomina del settimo assessore. L'Alma Juventus Fano batte il Delta Porto Tolle e vola in semifinale. Multata la società granata per gli insulti razzisti dei tifosi nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Buonasera dalla redazione di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia. Un incidente è accaduto oggi pomeriggio a Fano, intorno alle ore 15, all'incrocio tra la strada comunale del cimitero di Rosciano e la strada comunale di Mezzo. Coinvolte nello scontro due auto, ma pare che nessuno dei conducenti sia rimasto ferito in modo grave. Una delle due vetture ha terminato la sua corsa in un campo adiacente e per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna al volante dalle lamiere. Sul posto anche il 118 e la Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge. Ed ora il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha fatto chiarezza sul futuro della giunta comunale e quindi smentisce la nomina del settimo assessore. Vediamo il servizio. Non abbiamo mai parlato di assessori aggiunti o di rimpasti di deleghe, lo afferma il sindaco Massimo Seri, che oggi ha chiarito le sue intenzioni sul futuro della giunta fanese. Intanto Renato Claudio Minardi rimarrà alla guida del Consiglio Comunale di Fano fino all'approvazione del bilancio 2015 prevista a fine giugno o comunque fino a che non verrà individuato il suo successore. Tra i favoriti risultano i nomi del capogruppo del PD Cristian Fanesi e dei consiglieri Rosetta Fulvi, Francesco Torriani e Federico Perini. Minardi inoltre si dimetterà probabilmente anche da consigliere. In tal caso entrerà al suo posto Sergio Delrico, primo dei non eletti del PD. Intanto il primo cittadino esclude il rimpasto e conferma la fiducia a tutti gli assessori nominati lo scorso anno. Accorgimenti ci possono essere sempre. Però ecco, diciamo, tutto questo forte discussione che vi è stata in questi giorni forse penso sia stata un po' eccessiva. Il sindaco smentisce anche la possibile nomina di un settimo assessore. Io ho letto molti articoli, molte prese di posizioni, però onestamente io non ne ho mai parlato, non ne abbiamo parlato in maggioranza, quindi anche se avrei necessità, devo dire la verità, perché con sé assessore non è semplice seguire tutte le questioni in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Però abbiamo fatto una scelta di sobrietà sin dall'inizio, e penso che si debba continuare su questa strada, anche se alcuni assessori hanno un peso eccessivo di deleghe. Seri poi ha voluto esprimere soddisfazione per l'elezione dei consiglieri fanesi eletti in regione. Questo è importante perché porta Fano a svolgere un ruolo importante che non si vedeva da decenni. Ecco, questa è la prima soddisfazione che ho come sindaco, perché Fano vede tre consiglieri regionali, Renato Claudio Minardi, Boris Rapa e Mirko Carloni, ma io direi anche il sindaco di Mondavio, Talè, perché è proprio qui vicino Fano. Su sette consiglieri regionali, quattro sono espressione della nostra città. Questo dà un nuovo peso e un nuovo protagonismo a Fano, ha proseguito il sindaco. Era una delle sfide a cui io puntavo e spero che questo si possa tradurre in risultati per la nostra città. Colgo anche l'occasione per augurare buon lavoro a tutti loro. Bene, spostiamoci a Urbino perché la polizia ha sanzionato due nigeriani di 41 e 33 anni sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatori nelle aree di sosta dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Nei confronti dei due uomini, residenti rispettivamente a Sant'Angelo in Lizzola e Valle Foglia, è in corso di valutazione l'adozione di sanzioni amministrative.
Continuiamo a parlare di legalità, però spostiamoci in ambito scolastico, perché a proposito appunto della lotta sull'abusivismo, questa mattina sono stati presentati alla Camera di Commercio i lavori del progetto Legalità, nato da un'idea della Prefettura di Pesaro e Urbino, ha previsto degli incontri formativi delle forze dell'ordine in 3 istituti, al Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino, al Professionale Olivetti di Fano e al Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro. Gli incontri hanno dato la base alle attività degli studenti coinvolti che hanno mostrato oggi gli elaborati grafici e video. L'obiettivo è stato quello di diffondere il messaggio di rispetto dei valori di correttezza che consentono di lottare contro l'abusivismo e la contraffazione. Cambiamo argomento, parliamo della bandiera blu, perché a Fano è tornata a sventolare questo vessillo. Ieri mattina all'anfiteatro Rastatt si è svolta la cerimonia di alzabandiera del vessillo con il quale la FE riconosce anche per quest'anno la qualità dei servizi e dell'ambiente. Un importante riconoscimento per la città che, come la nostra, ha una vocazione turistica, ha dichiarato il sindaco Massimo Seri. In questa direzione va la scelta di eliminare gli scolmatori dalla riva, rendendo Fano l'unica città marchigiana a non averne. Un altro importante passo è stato fatto nella direzione di illuminare il tratto fanese della pista ciclabile che unisce la città della Fortuna a Pesaro. Il nostro impegno, ha concluso, è quello di crescere per garantire negli anni una sempre maggiore qualità dei servizi per turisti e residenti. Sempre in ambito turistico, anche quest'anno sarà attivato il servizio di guardia medica turistica in area vasta 1 per la stagione estiva 2015, al fine di rispondere alle esigenze sanitarie di una popolazione che nel periodo estivo aumenta grazie alla presenza dei turisti. La sede di Pesaro sarà quella di Viale della Vittoria al numero 189. Quella di Fano è una nuova sede, che è quella di Via Pizzagalli, già sede di Guardia Medica. E la sede di Marotta sarà in Via Ferrari 2/D. Vedete nella grafica appunto gli orari di ricevimento, comunque anche nel nostro sito potrete trovare tutto in maniera completa. Si informa inoltre che il servizio è gratuito per i residenti della regione Marche, mentre è a pagamento per i fuori regione. Il costo è di 25 euro per la visita domiciliare e di 15 euro per la visita ambulatoriale. E comunque è possibile rivolgersi anche ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, pagando le tariffe previste per le visite occasionali domiciliari e ambulatoriali, stabilite dai rispettivi accordi collettivi nazionali vigenti. Comunque, per informazioni è possibile comunque consultare il sito www.asurzona3.marche.it. Bene, quindi come ho detto nel corso del servizio potete trovare sul nostro sito tutti i riferimenti con i numeri, gli orari e i giorni di ricevimento. Ed ora parliamo del progetto Papa Fish, che è tanto successo riscosso negli anni. Alcuni degli alunni fanesi che hanno mangiato pesce nelle mense scolastiche hanno oggi presentato insieme all'anfiteatro Rastatt i lavori realizzati su questa campagna alimentare. Vediamo il servizio. Ha l'obiettivo di portare i bambini ad apprezzare il pesce fresco e locale. Allo stesso tempo dà loro la possibilità di nutrirsi di valori importanti come salute, tutela dell'ambiente, rispetto per la biodiversità e riscoperta delle proprie radici culturali. Papa Fish, mangia bene, cresci sano come un pesce, ha concluso oggi la seconda edizione nella regione Marche, coinvolgendo nel solo territorio fanese circa 2000 piccoli alunni. Un percorso importante in termini di educazione alimentare, ma anche in termini educativi. Infatti ci sono stati portati avanti anche progetti di drammatizzazione di carattere educativo, proprio per cercare di costruire una consapevolezza a partire da tavola su quello che è l'ambiente, su quello che è il mare e anche per far conoscere alle nostre bambine e ai nostri bambini un pezzo importante della storia della nostra comunità che è fortemente legata proprio al mare. La campagna educativa alimentare è presente anche ad Expo 2015, dopo essere stata individuata fra quelle più significative destinate ad essere raccontate nell'ambito del Padiglione Italia. Oltre
oltre alla somministrazione nelle mense. Poi Papa Fish si sviluppa anche in aula con un percorso diviso in fasi, con l'affiancamento di esperti psicologi, nutrizionisti e biologi. Gli insegnanti costruiscono progetti didattici in base alle esigenze della classe e alla fascia d'età, iniziative che sono state racchiuse in alcuni lavori presentati all'anfiteatro Rasta da Sassonia di Fano. Che cosa hanno organizzato i suoi alunni? Allora, i nostri bambini hanno partecipato al progetto Papa Fish come scuola dell'infanzia di Fano e noi durante l'anno abbiamo inventato una storia con i bambini che parla di un castello dentro il quale ci sono diversi personaggi e tra questi personaggi c'è il maggiordomo Gusto che ci ha fatto conoscere diversi cibi e ci ha addentrato verso tutto il mondo del mare e col maggiordomo Gusto abbiamo conosciuto tutti i vari gusti e soprattutto il gusto del pesce e quindi ecco, cioè, i bambini hanno potuto assaggiare oltre che il pesce fresco anche vivere delle storie proprio sul pesce. Mi raccontava che sono golosi di pesce fresco. Sì, i nostri bambini lo mangiano molto volentieri, tutti i venerdì c'è stato il pesce fresco, per cui lo hanno molto molto gradito. Bene, il servizio era realizzato da Simona Zonghetti. Ancora Bambini in Azione, 200 bambini e ragazzi hanno presentato le attività realizzate durante l'anno scolastico nell'ambito del progetto regionale Crescere nella Cooperazione, promosso dalle BCC Marchigiane. Vediamo com'è andata. È stata una vera festa la manifestazione organizzata dalla BCC di Fano che ha visto protagonisti 200 bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Attraverso video, balli, canti e fotografie gli studenti hanno presentato le attività realizzate nell'anno scolastico 2014-2015 nell'ambito del progetto regionale Crescere nella Cooperazione, promosso dalle BCC Marchigiane in collaborazione con la Regione Marche, Confcooperative e l'Università di Urbino. A presentare la manifestazione il vice direttore BCC di Fano, Marco Pancrazzi, con l'aiuto di alcuni assistenti speciali, i comici del San Costanzo Show. Coinvolto tantissime iniziative di cooperative scolastiche, quindi iniziative che sono veramente imprenditoriali da ogni punto di vista. Allenano i ragazzi a confrontarsi con realtà diverse dalle loro, quelle scolastiche, nell'ambito della collaborazione progetto scuola e lavoro, ma guardando anche a quello che di concreto si può fare da un punto di vista economico. Sul palco si sono alternate 6 associazioni cooperative scolastiche e anche quest'anno il progetto è stato esteso alle scuole secondarie di secondo grado. Per la BCC di Fano, ad Ancona, per le premiazioni regionali al Teatro delle Muse, ha partecipato la classe seconda A dell'Istituto Tecnico Battisti. Un'esperienza che per noi è importantissima anche in vista proprio di avere poi soci anche nella banca, che siamo oltre 6.000. Oggi è una giornata di festa, quindi sicuramente vedremo i lavori che hanno fatto, poi avranno la possibilità anche di confrontarsi con i loro amici di altre BCC, nelle Marche, in Ancona, quindi credo che sia veramente un motivo anche di ottimismo per il futuro. Le scuole di danza fanesi approdano al Teatro della Fortuna di Fano. Sabato 13 giugno prende il via la nuova rassegna di spettacoli. Vediamo. Sbarcano al Teatro della Fortuna le scuole di danza fanesi che fino a pochi mesi fa chiedevano all'amministrazione comunale di poter ottenere un prezzo accessibile per i loro saggi di fine anno. Ora, grazie ad un accordo tra il Comune e la Fondazione Teatro, i ballerini potranno finalmente calcare il palcoscenico più importante della città. Mancava al Teatro della Fortuna la partecipazione delle scuole di danza, che a Fano sono una grande realtà, centinaia e centinaia di allievi e di allievi, e quindi si è concretizzata però un'operazione interessante dati i tempi, perché il nostro teatro è un meraviglioso teatro, ha dei costi, quindi qui c'è stato il consorzio e la partecipazione attiva della Fondazione Teatro, che io ringrazio molto, dello sponsor Loro di Babette, che interviene dando un esempio di partecipazione nuova agli eventi che si vogliono costruire con un apporto significativo, ovviamente del Comune, che allevia intervenendo di suo i costi dell'affitto di una struttura che ha dei costi inevitabilmente. Questo consorzio di intenti ha reso possibile un'operazione che per circa una settimana riempirà il teatro di giovani talenti, che sono sia i talenti del futuro, speriamo, ma anche il pubblico del futuro, colmando un tassello che era un pochino in defiance rispetto alla sinfonica, alla lirica, alla prosa, di cui il nostro teatro invece è molto ricco.
Il Comune sosterrà il costo di 500 euro più IVA assaggio, mentre le scuole dovranno farsi carico delle spese di pulizia, quelle per la SIAE, per le maschere e per i vigili del fuoco. E a dare il via alla rassegna sarà la scuola Capogiro Dance Theater, sabato 13 giugno. Seguirà il 23 e il 24 Vaganova Spazio Danza, poi Dance Academy Studio giovedì 25 e chiuderà Chiara Danza il 27 con replica il 28 giugno. Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro anche il giorno stesso in cui andranno in scena gli spettacoli. Il progetto, denominato Fanno in Danza, rassegna di danza Città della Fortuna, è nato anche grazie ad uno sponsor privato che ha sostenuto e creduto nell'iniziativa. Come mai in questo momento di crisi economica un privato decide di aiutare in questo caso scuole di danza? Perché io credo che poter aiutare questi ragazzi a livello culturale sia molto importante, perché i giovani di oggi appunto hanno questo vuoto culturale e riuscire a colmare questo vuoto culturale che comunque no, lo percepiamo tutti i giorni, credo che sia molto importante, perché questo per loro sarà comunque il vissuto di domani, quindi riusciranno nel tempo ad avere esperienze comunque positive per riuscire poi ad andare avanti nel proseguo della vita. Quindi credo che sia molto importante anche noi a livello privato riuscire a formare questi ragazzi che poi saranno gli uomini di domani. Come ogni lunedì apriamo la pagina dello sport, parliamo dell'Alma Juventus Fano che ha messo a segno una tripletta battendo per 3-0 il Delta Porto Tolle, accedendo così alla semifinale. Gli highlights come sempre di Sergio Catalani. Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia bianca e Delta Porto Tolle Rovigo in maglia blu con banda bianca. Buon pomeriggio, di nuovo buon pomeriggio da Sergio Catalani in questo torrido pomeriggio di giugno. Marconi che ha la meglio, il tocco verso Sivilla, la palla è buona per Sivilla, 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 Andrea, Sivilla! Marconi prova a innescare Gucci, posizione della destra, il tocco, attenzione ancora a Marconi che mette nel mezzo e c'è l'autogol! Autogol! Autogol! Alma Juventus Fano 2, Delta Porto Tolle 0! Marconi che avanza, c'è Nodari libero, il tocco verso Gucci, la palla è buona, Nicolò, Nicolò Gucci, Gucci, Nodari, Nodari! Sbaglia il 3-0! Giochetto di Davide Borrelli, il fallo su di lui, l'ammonizione, attenzione, è rosso, ed è rosso. Questione di Borrelli intanto, c'è il colpo di testa e la palla che si insacca, è lui, Alex, no, Dari, il capitano, Clemente va giù intanto, il fallo subito da Clemente. Prestazione strepitosa di Clemente, ora può entrare Lolo Fatica. Secondo cartellino rosso e il fischio del direttore di gara. 3-0 per l'Alma, l'Alma batte il Delta Porto Tolle e accede alle semifinali, tra gli applausi del pubblico. E naturalmente Sergio Catalani non si smentisce mai, i ragazzi di Alessandrini torneranno in campo mercoledì 10 giugno per la semifinale dei playoff che si disputerà alle ore 17 sempre al Mancini contro il Monopoli. Ma un'altra notizia di poche ore fa è che con una multa di 2.000 euro il giudice sportivo ha sanzionato l'Alma Juventus Fano per gli insulti dal contenuto razzista e di disprezzo dei tifosi nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. La sanzione prevede anche l'obbligo di disputare una gara con il settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, pena sospesa. È stato qualificato per una giornata e invece il capitano Nodari perché è stato ammonito ed era in diffida. Ma ora sentiamo su questo argomento alcune dichiarazioni. Mi ha annullato che bisogna saper perdere. Io non ho mai offeso nessun giocatore del Fano e faccio i grandi complimenti al Fano. Sono un mister che urla molto. Mi hanno detto che bisogna saper perdere. Io credo la prima cosa
quando ho vinto tutte le giovanili in tutte le categorie, ho insegnato a vincere ai miei ragazzi, aver rispetto delle squadre che perdono. Questi tifosi qua urlano, offendono, io poi magari rispondo anche ingiustamente, perché penso che questa gente qui non meriti neanche le mie parole. Penso che dovrebbero stare a casa e insegnare l'educazione ai loro figli piuttosto che venire da me a rompere le scatole, che sto lavorando e ho sprecato sudore, tempo, lacrime per questa squadra e per il mio lavoro. Perciò mi dispiace proprio per la gran tifoseria e la curva del Fano, che sono stati onesti, proprio sinceri, grandi tifosi, ma non so, ci sono 10-15 i vostri tifosi che non so da dove cazzo escono fuori. Ebbene, questa dichiarazione e anche la partita, come sempre in versione integrale, la potete seguire a fine di questo telegiornale che termina qui. Questa era l'ultima notizia per questa edizione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi, come sempre, saremo qui puntuali per voi domani sera alle 20:30. Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi.